La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha preso parte a Roma alle celebrazioni per la giornata del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e festa delle Forze Armate. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha deposto una corona d'alloro sull'altare della patria alla presenza delle più alte cariche dello Stato. 5 persone, tra cui l'ex portavoce di Francesco Storace, Nicolò Accame, sono state condannate a Milano al termine dell'inchiesta denominata Lazio Gate, che portò a una serie di indagini illegali ai danni anche di Pietro Marrazzo e Alessandra Mussolini, nell'imminenza della loro candidatura alle elezioni regionali per il Lazio nel 2006. 2 morti e 3 feriti è il tragico bilancio di un incidente avvenuto alle 3 di questa notte che ha visto coinvolte 4 vetture e un mezzo pesante sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 4 automobili e un mezzo pesante. In seguito all'impatto, come informa un comunicato della società Autostrade, è stato chiuso fino alle 6.50 di questa mattina il tratto della 1 tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma. Tragedia familiare a Subiaco, dove un maresciallo dei carabinieri ha ucciso la figlia di 13 anni sparandole un colpo di pistola alla testa. Poi ha colpito con altri 2 proiettili l'altra figlia di 15 anni che ora è ricoverata in ospedale ma non in gravi condizioni. Infine si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto nell'abitazione del militare, ma la causa del gesto sarebbe stata una lite su Facebook con una delle figlie. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Frascati della compagnia di Palestina tra Cave e Olevano Romano perché considerate responsabili dell'omicidio di Goffredo Farinacci, 47 anni, di San Cesario, il cui cadavere carbonizzato era stato trovato su una strada di Cave. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti in collaborazione con il personale della polizia che aveva in corso indagini per traffico di droga. Goffredo Farinacci era stato consigliere comunale di minoranza e presidente della Proloco di San Cesario. La Guardia di Finanza di Fiumicino ha sequestrato a Roma un tir proveniente dalla Polonia con oltre 130.000 orologi e 20.000 penne Montblanc contraffatti fabbricati in Cina. I 2 autisti sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Prestigiose le marche degli orologi riprodotti tra cui Rolex, Cartier, Bulgari, Omega, oltre a quelli con i marchi di squadre di calcio italiane per un valore sul mercato di circa 8 milioni di euro. I finanzieri hanno intercettato il tir nei pressi del grande raccordo anulare in direzione di Via Prenestina. I beni sequestrati, se fossero stati immessi sul mercato clandestino della capitale, avrebbero fruttato all'organizzazione circa 8 milioni di euro. Il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha approvato il progetto che prevede la Roma Latina e il collegamento Cisterna-Valmontone secondo la nuova progettazione del 2009. Lo ha annunciato Luca Malcotti, assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Lazio. Colleferro, domenica 14 novembre presso il Palatenda di Viale Europa si terrà la 6ª edizione del raduno cinofilo amatoriale Amalo, organizzato dall'Associazione Culturale Ulisse con il patrocinio del Comune e l'Assessorato al Commercio e in collaborazione con l'Associazione Bensti Show di Anagni. Quest'anno per la prima volta l'evento sarà indoor, aggiunge l'assessore alle politiche giovanili e al commercio Aldo Giuliani. Abbiamo infatti deciso di prolungare la permanenza del Palatenda dopo il tradizionale Non Solo Sposi. Il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali con la collaborazione della società Fudoshin del maestro Emilio Liguori ha organizzato per questo weekend al Palazzetto Alfredo Romboli in Viale Europa a Colleferro lo svolgimento della fase finale nazionale del 16° Campionato Italiano Esordienti B di combattimento maschile e femminile.